Ciao a tutti ragazzi, oggi vi lascio una ricetta velocissima ma molto gustosa. Prendo due melanzane, le taglio a metà, le metto all'interno della friggitrice ad aria con la parte insomma aperta verso il basso e le lascio cuocere per una mezz'oretta. Le potete anche cuocere in forno o anche in padella, però a fiamma veramente bassa. E dopo averle appunto preparate, dopo che si sono cotte, andiamo ad estrarre la polpa da vicino alla buccia e le andremo a frullare insieme anche ai pomodorini, olio, insomma, verrà veramente una salsina fantastica per andare a condire la nostra pasta. Allora, come vedete, ho messo la polpa di melanzane, olio, un pochino di spezie, aglio, cipolla, erba cipollina e appunto i pomodorini freschi. Vado a frullare il tutto e ragazzi, ci andate a condire la pasta. Se volete ci potete anche aggiungere dopo, quando la pasta è pronta, un pochino di pancetta o di guanciale bello bruciacchiato e ragazzi, viene veramente fuori una goduria. Una bella grattata di formaggio fresco e la nostra pasta con pesto di melanzane e pomodorini è pronta. Se la fate, fatemi sapere cosa ne pensate. Come avete visto, è veramente un sugo velocissimo, ma molto molto saporito.